Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Saicaf, il caffè. Football Club. 79esima Fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015. Biancorosso, il giorno di Davide Nicola, tra pochissimo la conferenza stampa del mister per fare il punto dopo quasi due settimane di ritiro. Salvatore, questa mattina però solito lavoro sul campo, in palestra e tanta tattica. Ormai è il menù quotidiano, perché adesso sta sempre di più lavorando sui movimenti corali, partendo prima da, addirittura ti ricorderai, da 2 contro 1. Adesso siamo sul campo a provare i movimenti di tutta la squadra, di reparto, quindi credo che si andrà avanti così fino a fine ritiro, ma come ben hai ricordato tu, quest'oggi ci sarà un piccolo resoconto di come è andata questa prima parte di ritiro e siamo ansiosi di conoscerne i contenuti. Salvatore, finalmente ci siamo pronti con le prime parole in conferenza stampa di Davide Nicola dopo 12 giorni di intenso lavoro. Era ora, insomma, come se, questo mai più che come adesso, tanto da noi che piove, perché abbiamo aspettato sin troppo il mister e finalmente è stato anche abbastanza esauriente con le risposte, anche se alcune da interpretare, però ascoltiamocelo perché veramente è stato quasi a 360 gradi eloquente. Beh, direi che sono 12 giorni molto intensi. Mi è piaciuto, nel senso che
Per la prima volta ho percepito il tempo passare molto velocemente, quindi vuol dire che mi sono trovato a mio agio e mi sono divertito a fare quello che ho fatto. Credo che stia nascendo un Bari con pochissime regole e con un unico obiettivo, che è quello di migliorarsi individualmente e di migliorarsi come gioco di squadra. Io mi rendo conto che quello che chiede ai ragazzi non è una cosa così quotidiana o naturale, perché io sono conscio, visto che leggo, giro, studio gli altri, quindi so che la mia idea di calcio è un'idea un po' particolare, ma sono straconvinto che se c'è questo tipo di applicazione, questo tipo di volontà, di dedizione alla causa, secondo me si possono divertire una volta che hanno imparato. Direi che dall'ultima volta che ci siamo parlati sono riarrivati, quindi abbiamo riacquisito Contini De Luca, quindi sono due acquisti, ma erano già giocatori che facevano parte della rosa dello scorso anno e che volevamo assolutamente riportare da noi. È arrivato Sansone e ho scoperto e sto scoprendo giocatori come Di Noia o Don Cor. Gensoglu io lo conoscevo già, quindi non era un problema. E devo dire che Don Cor è un difensore che forse nel nostro pacchetto ci mancava come caratteristica, perché è un giocatore estremamente veloce, ha un'ottima conoscenza della tattica individuale dell'uno contro uno, chiaramente deve migliorare e ci si deve aspettare da lui quel miglioramento su base più lunga rispetto magari a giocatori come Contini o De Luca, che già conosciamo e quindi sappiamo quello che ci possono dare. Però a me ha impressionato favorevolmente Don Cor, perché ha delle qualità importanti. Vedremo la collocazione tattica, perché per la sua carriera anche personale secondo me dovrà essere pronto a poter giostrare anche magari da esterno, questo è indubbio. Di Noia non lo conoscevo se non per nome e devo dire che è un giocatore che secondo me conosce bene le due fasi ed è un giocatore che ha quella duttilità che io ricerco anche un po' nei miei interpreti. È sicuramente una mezzala sinistra, però in questo momento noi abbiamo solo Gemiti come esterno di fascia a sinistra, quindi come terzino, e sono curioso di vedere, perché secondo me ha un'intelligenza tattica data anche dalla sua applicazione, dalla sua enorme applicazione. Ripeto, loro mi hanno fatto vedere un ritiro dove la dedizione, l'applicazione e la volontà di sacrificio è stata molto molto importante, dove ho riscontrato in pochi contesti. Quindi loro ormai si sono fregati, perché mi hanno fatto vedere che questo è lo standard di lavoro e questo io adesso pretendo. E da questo punto di vista sono soddisfatto di questi primi 12 giorni. Mister, sul mercato quanto è stato accontentato e quanto ancora manca invece alla costruzione della squadra che lì ha in mente? Ma in realtà sì, la domanda è corretta, però non è che devono accontentare me. Noi insieme alla società, quindi io la prima volta che vi ho parlato ho tenuto a sottolineare il fatto che noi siamo un'equipe di lavoro, quindi non è che accontentano solo il mister, si stanno cercando dei profili che possano giocare un certo tipo di calcio. Da questo punto di vista, se li conosce il mister bene, se li conosce un altro operatore e quindi responsabile dell'area tecnica piuttosto che il presidente, piuttosto che un altro del gruppo di lavoro, a noi va bene uguale. L'importante è che ci siano determinati requisiti sia nel gioco sia nella personalità. E ad oggi, rispetto all'ultima volta che ci siamo parlati, sono, ripeto, riarrivati due giocatori che avevamo già e che ci tenevamo fortemente a riavere, ed è arrivato Sansone, che era un giocatore che secondo me poteva dare anche quello spirito di competitività a tutto l'ambiente. Io sono assolutamente certo che la mia società sta lavorando in maniera molto importante, come noi abbiamo fatto in campo, loro stanno cercando di farlo fuori dal campo. Mi rendo conto che per la valutazione che è quella di un allenatore, io vorrei già avere molti più giocatori, no? Di quelli che mancano ancora dei giocatori che devono ricoprire, ma il quanti è relativo, nel senso che noi ci siamo lasciati l'ultima volta dicendo 7-8, ne sono arrivati 3, quindi sarebbe facile matematicamente
fare la differenza. In realtà poi secondo me è un processo di scoperta anche dopo che uno ha iniziato a lavorare, ci si rende conto in funzione di quello che sono le possibilità e le potenzialità di mercato, gli obiettivi, le opportunità che possono nascere all'ultimo alle quali tu non avevi pensato e direi anche i giocatori che tu hai già a disposizione che bisogna vedere se accettano e se si accetta un certo tipo di discorso. Per me è molto semplice, io voglio almeno due giocatori, vorrei almeno due giocatori per ruolo che siano assolutamente competitivi, quindi non che si debba addossare una responsabilità esclusiva a quei 3-4 che hanno più nome o più status rispetto agli altri, ma voglio assolutamente che ci sia una concorrenza leale. Chi non è in grado di accettare la concorrenza non può, secondo me, far parte di un progetto che deve essere volto a migliorarci sia nelle nostre ambizioni sia poi nei risultati effettivi che dovremmo ottenere. No, secondo me uno dei problemi dello scorso anno non è stato quello di vedere poco la porta, ma è stato quello di non avere, secondo me, i due giocatori per ruolo che vedessero la porta, perché in realtà poi Francesco Caputo ha assolutamente mantenuto la sua media realizzativa, fatta eccezione per un'annata dove magari ha fatto molto di più in termini di gol, ma se si dividono le presenze di Francesco Caputo per i gol realizzati in B, la media è 10-11, quindi lui assolutamente ha fatto il suo dovere. Lo stesso dicasi per Galano, che ad eccezione dell'esploit dello scorso anno ha una media realizzativa di 5-6 gol a campionato e quelli ha fatto. Boateng era secondo me una scoperta che ha convinto un po' tutti e che ha fatto in 6 mesi 3 gol, vedremo quest'anno quanti ne potrà fare, ma poi bisogna avere secondo me la competizione, quindi un altro giocatore per ruolo in grado di poter fare la stessa cosa, perché tanto da lì non si scappa, noi sappiamo che dobbiamo raggiungere un tot di numeri di gol per poter essere competitivi. L'equilibrio unitamente alla capacità di creare una chimica particolare tra di noi faranno la differenza, ma i numeri sono numeri. Ad oggi la priorità è quella di costruire, intanto l'obiettivo punto uno è costruire un gruppo, e l'obiettivo contestuale al punto uno è costruire un'identità di gioco. Secondo me ci arriveremo, e in questo tipo di identità di gioco io sono sicuro che la gente si divertirà, perché è un calcio estremamente dinamico, ripeto, è un calcio basato sulla velocità. Mister, il suo calcio, quello che sto provando a capire io, non sono in molti in Italia che lo praticano, me lo lasci dire. Cioè, lei vuole inculcare un tipo di calcio che è diverso da quello italiano. In italiano, quando si perde palla, al migliore dei modi ci si ferma, spesso ci si arretrano indietro. Invece lei vuole subito che si attacchi dove si è perso la palla, alla zona dove cadrà la palla. A che punto sono i ragazzi nell'aver recepito questo modo di interpretare il calcio? Secondo me bene, però ripeto, noi lavoriamo da 12 giorni. In 12 giorni io sono stato già sorpreso, punto. Perché secondo me quello che abbiamo già attuato è frutto della loro dedizione, della loro curiosità. Mi rendo conto che, ripeto, il nostro ritiro non è stato un ritiro facile. La mattina si lavorava un tot di ore, al pomeriggio idem, alla sera idem, quindi loro lavoravano in pratica e studiavano poi alla sera. Mister, Rolando Bianchi in cima alla sua lista. Ancora questa lista? No. Se non la lista. Rolando Bianchi è un giocatore pensieri. Che per ogni posizione in campo ci sono più nomi. Chiaramente sono frutto dell'adattamento a giocare un certo tipo di calcio, delle possibilità che abbiamo, delle opportunità che ci permette il mercato. È chiaro che sempre per correttezza, come ci siamo detti con il nostro gruppo di lavoro, in relazione a quello che ha detto il responsabile dell'area tecnica, Razvan, a me è piaciuto molto. È inutile sbandierare 4-20 la possibilità di prendere Tizio piuttosto che Caio. Noi dobbiamo arrivare a prendere il giocatore che ci serve di più e che possiamo prendere. Dopodiché il campo, la dedizione, la passione faranno sicuramente la differenza, fermo restando il fatto che per ogni giocatore c'è una scala di valore, questo è indubbio. Io credo che per ogni grande rapporto, per ogni grande famiglia che si crea, bisogna avere, secondo me, la voglia di sostenere
la squadra sempre e comunque, sia quando le cose vanno come vogliamo, sia quando non vanno come vogliamo. Questo è un po' il concetto che ho fatto capire ai giocatori. Noi vogliamo avere un rapporto con i tifosi e le dobbiamo voler avere coerentemente, sia quando ci applaudono, sia quando non gli piace lo spettacolo che produciamo. Se si tiene questa coerenza, secondo me si costruiscono i rapporti nel lungo periodo. Per cui io mi aspetto martedì, che è un'amichevole sicuramente interessantissima, sia per il valore dell'avversario, per il fatto che sono più avanti di noi, ma ce ne frega proprio niente. E il vedere parecchie persone avvicinarsi a questa nuova avventura per me sarebbe motivo di orgoglio. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Saicaf, il caffè. Football Club. 79esima fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Saicaf, il caffè. Football Club. 79esima fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015. Biancorosso, penultimo giorno di lavoro a Roccaporena. Questo pomeriggio Salvatore è l'ultima amichevole contro il Gualdo, raggiungerà il ritiro anche il presidente Gianluca Paparetta. Bellissimi! Sì, come ci dice Gianni, bellissimo in questo caso che arriva il presidente. Era strano che non si fosse fatto vivo fisicamente qui in ritiro, quindi lo aspettiamo, anche con noi vedrà la partita e poi gli chiederemo certamente un po' di notizie, un po' di giudizi, insomma quello che vedrà qui a Roccaporena. Oggi avremo quest'ultimo incontro, quindi credo che la squadra farà ancora vedere secondo me qualcosina di nuovo. Stamattina hanno provato ancora ulteriori situazioni sul calcio da fermo, quindi vediamo gli 11 che andranno in campo. Che abbiamo svolto un ritiro importante, un ritiro tosto, dove abbiamo lavorato molto, ma soprattutto abbiamo cercato di dare già un'identità al nostro gioco, cercando di mettere in pratica quello che il mister Nicola ci chiede. Sì, come da me pretende molto da tutti, pretende che comunque giochiamo facile, giochiamo appunto per arrivare il più possibile davanti alla porta per fare gol. Creando i movimenti che proviamo in settimana, vari movimenti di rombo, di inserimenti negli spazi, cioè tante cose. Marino, cosa noti di diverso rispetto al passato? No, di diverso poco, perché comunque l'inizio della stagione
è sempre del cavolo. Ecco. No, comunque l'inizio della stagione si parte sempre per fare il meglio, per fare bene. Dopo è normale che ci sono annate che magari non gira bene, però penso che quest'anno comunque abbiamo sicuramente qualche stimolo in più e siamo partiti con una marcia in più. Sono tutti ragazzi eccezionali anche sotto il punto di vista umano, cioè sono ragazzi che di una disponibilità immensa, sono ragazzi a cui piace lavorare. Piace giocare a calcio e divertirsi, che questa è la cosa più importante. Senti Marino, tu hai avuto un picco di 5 gol in una stagione, l'anno scorso 0, quest'anno ho visto che il mister, no ma non è per ricordarti cose brutte, no. Però ho visto che quest'anno il mister vi chiede a voi, nel lavoro che avete fatto inseriamente, di andare al tiro con una certa frequenza, quindi c'è la possibilità di aggiornare la casella gol. Lo spero, anzi è quello che sto lavorando per quello, mi sto allenando per quello, cioè sto cercando appunto di fare quello che mi chiede il mister e sicuramente allenandomi con questi ritmi, con questa dedizione, penso comunque di cercare di fare qualcosa in più dell'anno scorso. A voi viene chiesta di cercare la profondità in certe situazioni, quindi i centrocampisti saranno particolarmente impegnati in tanti movimenti, ma soprattutto nella fase offensiva dovete essere efficaci. Ci tocca correre tanto. No, comunque sì, è un modo di giocare che è propenso proprio ad attaccare anche per i centrocampisti, ma pure per i terzini. Ma come hai detto te, come bisogna attaccare, anzi come dice anche il mister, bisogna anche tornare per difendere. Quindi dobbiamo cercare di tenere sempre i ritmi alti, che è quello che vuole. Che significa ripartire ancora da Bari, quinta stagione consecutiva, Marino? No, per me, come ho sempre detto, ormai sono molto legato a questa piazza. Cioè, alla fine mi ha adottato, tra virgolette, 5 anni fa. Sono felice di essere qua ancora anche quest'anno e ripartire con questo entusiasmo. E spero comunque di ripagare sempre i tifosi e la società al massimo. Vabbè, diciamo che il periodo non è il massimo per avere molta gente allo stadio, perché sicuramente tanta gente sarà in vacanza, però penso che i tra virgolette fedelissimi ci saranno e sono convinto che faremo una gran partita e daremo un assaggio di quello che potrà essere la stagione. Amici di Ritiro Biancorosso, siamo in compagnia di Antonio Guido, giornalista del Corriere dello Sport e presidente dell'Ussi Puglia. Antonio, 12 giorni di ritiro, che Bari sta nascendo? È un Bari da promuovere sicuramente, con qualche riserva legata soprattutto all'incompletezza della squadra nel reparto offensivo. Dei nuovi o anche dei vecchi, chi in questo ritiro ti sta maggiormente convincendo? Ma noi Gemiti si è visto che è un giocatore su cui si può contare, scatta sempre il momento giusto, va avanti, ha le idee chiare. Gensogu mi sembra un giocatore insomma che sa guidare la squadra, è un giocatore che sa dare i ritmi, sa rallentare, accelerare, la palla non è mai sprecata. E saranno lui e Donati potranno assicurare sicuramente una buona regia al nuovo Bari di Nicola. Antonio, ti chiedo che Nicola stai vedendo qui in ritiro. Ieri l'abbiamo anche ascoltato in conferenza stampa. Ma sicuramente un Nicola diverso, lo stiamo vedendo un po' tutti, no? Un Nicola caricato al massimo, un Nicola a cui non si può neppure parlare perché si assenta talmente da non sentire chi lo chiama. E questo è il Nicola che sta sul campo concentrato, un Nicola che finalmente è il suo Bari. Questo è il Bari di Nicola, un Bari che sta nascendo dall'inizio, un Bari essenziale, è veloce. Ecco, la velocità credo che sia proprio il simbolo di questa squadra e forse Boateng ne può essere l'interprete principale, soprattutto nell'allungare la squadra. Antonio, un'ultima battuta sul mercato: cosa manca a questa squadra e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Ma il sogno di Nicola è Martigno è un centrocampista offensivo che potrebbe sicuramente assicurare alla squadra una spinta notevole dietro le due punte. Si sa, c'è un bel derby tutto bolognese tra Cacia e Bianchi.
forse Ronaldo Bianchi sarebbe preferito, sicuramente preferito, perché per la sua statura, per il suo modo di giocare sulle palle alte, il Bari ha una lacuna, Caputo, Caturano e tutti gli altri, ma sulle palle alte non c'è nessuno che non siano i difensori che tra l'altro nella scorsa stagione hanno segnato poco e niente. Se arrivasse Bianchi, se arrivasse anche Martigno, un giocatore che ho visto a Catania ed è un gran bel giocatore, e ovviamente occorre ancora un difensore. Saponaro ormai siamo ai titoli di coda, forse ritorna Rinaudo, ecco, un difensore occorre e poi possiamo giocarcela. Hanno fatto il campo? Sì, sono arrivati. Bello! A Bari? Vabbè, quando gli ho dato... Sì. Eccola lì, dai! Galano! Bravi! Dietro! Bravo! Bravo! Va bene, bravi! Roma! 42-06. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Saica, il caffè. Football Club. 79esima Fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Saica, il caffè. Football Club. 79esima Fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015. Amici di Ritiro Biancorosso, ultimo giorno di ritiro della prima fase di preparazione a Rocca Porena. Salvatore, si chiude con una seduta defaticante in piscina. Sì, scene già viste, però è una seduta defaticante, appunto perché anche ieri con l'amichevole abbiamo visto che insomma qualcheduno aveva le gambe un po' pesanti, quindi quest'oggi si chiude questa prima fase con una seduta di scarico e poi saluti a tutti da Rocca Porena.
cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Ha disputato l'ultima amichevole qui a Roccaforena, sia uno contro il Gualdo, gambe pesanti dopo davvero due settimane di durissimo lavoro. Sì, non dobbiamo lasciarci ingannare dalla consistenza dell'avversario, il Gualdo, una gloriosa comunque piazza di interregionale Lega Pro, perché i ragazzi dopo la partita con l'Arezzo hanno continuato a lavorare molto molto duramente. Ieri ci avevano le gambe dure e si vedeva, anche giocatori che abbiamo visti molto più pronti nell'essere scattanti e veloci, erano un po' appesantiti. Però i progressi passano da queste fasi. Salvatore, ieri intanto il Bari ha disputato l'ultima amichevole qui a Roccaforena, sia uno contro il Gualdo, gambe pesanti dopo davvero due settimane di durissimo lavoro. Sì, non dobbiamo lasciarci ingannare dalla consistenza dell'avversario, il Gualdo, una gloriosa comunque piazza di interregionale Lega Pro, perché i ragazzi dopo la partita con l'Arezzo hanno continuato a lavorare molto molto duramente. Ieri ci avevano le gambe dure e si vedeva, anche giocatori che abbiamo visti molto più pronti nell'essere scattanti e veloci, erano un po' appesantiti. Però i progressi passano da queste fasi. Salvatore, intanto siamo curiosi di ascoltare anche le prime parole del presidente Gianluca Paparesta, giunto ieri in ritiro, assistito all'amichevole. Cercheremo anche di capire qualcosa in più in chiave calciomercato. Speriamo che ci dirà qualche cosa, insomma, sia per la nostra ma soprattutto per la curiosità degli amici, per quanto riguarda ovviamente il calciomercato, che non può che essere l'argomento principale della conferenza stampa. Non nascondo, e voi tutti quanti sapete, che ci sono degli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere. Sicuramente arriveranno una, due punte centrali che si affiancheranno a quelle già presenti, perché ritengo che, d'accordo con il mister, che sia importante avere una sana competizione nei singoli ruoli, e quindi
Questo non significa bocciare chi c'è già, ma anzi significa creare ancora più competizione e stimolo per poter ognuno dare il massimo e raggiungere gli obiettivi che ci stiamo ponendo, cioè quelli di migliorarci costantemente di giorno in giorno. Presidente, a che punto è la trattativa per Rolando Bianchi? Ma Bianchi è uno dei profili che stiamo guardando e che voi sapete è venuto fuori come nominativo. Ce ne sono altri, ci sono altri nomi che sono venuti fuori, altri che per fortuna non sono ancora venuti fuori, perché poi nel momento in cui diventano di dominio pubblico diventa anche più complicato riuscire a raggiungerli. Però stiamo lavorando su questi profili e sicuramente mi auguro a breve, il mio obiettivo è di portarli al ritiro per la seconda fase di ritiro. Poi se riusciamo ad arrivare già martedì sera in occasione della presentazione, che mi auguro possa dimostrare ai nuovi arrivati l'attaccamento, il calore che c'è nella nostra piazza, anche se ultimamente vedo che forse c'è un po' di raffreddamento, ma forse dettato dall'eccessivo calore che del clima barese, ma adesso mi auguro che ci si riprenda, perché da parte nostra stiamo cercando di fare il meglio proprio per allestire una squadra che possa dare soddisfazione alla nostra tifoseria. Devo dire che forse uno o l'unico aspetto un po' che mi sta sorprendendo è che un po' vanno a rilento gli abbonamenti, così come la prevendita della partita. Probabilmente è dettata anche dalla fase estiva, o mi auguro che non sia dalla campagna acquisti, perché sarebbe un'anomalia, perché comunque l'attaccamento della tifoseria dovrebbe essere a prescindere dalla campagna acquisti. Tra l'altro la campagna acquisti che stiamo facendo, secondo me, mirata, con giocatori anche di un profilo che è di alto livello. Chiam è un obiettivo ormai sfumato? Chiam era un obiettivo che avevamo e che pensavamo già di avere acquisito, visto che con la Juventus avevamo raggiunto l'accordo. Il giocatore era nel suo paese e tardava a rientrare. Abbiamo perso un po' le sue tracce perché il procuratore nel frattempo anche lui stava aspettando alcune notizie. Il giocatore aveva espresso il desiderio di giocare all'estero, non perché non gradisse la piazza di Bari, ma perché voleva provare un'esperienza in un campionato straniero. Ad oggi mi risulta che si avvicina alla firma con una squadra di un campionato straniero. Se non dovesse realizzarsi, noi saremo sempre comunque in pole position, altrimenti non è l'unico obiettivo. Sicuramente abbiamo già analizzato altri profili con caratteristiche similari o anche migliori. Per Saponaro invece a che punto siamo? Saponaro è venuto a Bari, ci siamo incontrati, abbiamo parlato. Credo che ci fossero dei problemi, non per lui personalmente, ma di carattere familiare. Sono intervenuti fattori indipendenti sia dal discorso economico sia dal discorso tecnico, e quindi in questo momento credo che non sia un giocatore che farà parte della rosa del Bari. Possibile a questo punto un ritorno anche di Rinaldo, ne state parlando? Devo dire che in questo momento voi avete visto che ci sono dei giocatori che sembra quasi scontato che facciano parte del Bari, tipo De Luca, tipo Contini, ma sono giocatori che non è stato facile riportare a Bari, perché non sono di proprietà del Bari. Molti pensano che fosse automatico riportare un giocatore come De Luca, ad esempio, che aveva tantissime richieste sia in Serie B che in Serie A, e quindi sono stati fatti degli investimenti. Rinaldo, come Schiattarella, come altri giocatori che hanno fatto parte della rosa, non sono giocatori del Bari in questo momento, e stiamo valutando se lavorare per portarli di nuovo a Bari o se puntare su altri profili similari. Sta rientrando la questione Galano, siete vicini al rinnovo del contratto, a che punto siamo? Ma sì, io credo che sia fuori di ogni dubbio che Galano è un giocatore assolutamente interessante, un profilo molto importante in Serie B, è un giocatore che è cresciuto nel Bari, e devo dire che è un giocatore che nella scorsa stagione ha anche cambiato procuratore, quindi ci sono state delle difficoltà, mentre con gli altri sono stati rinnovati i contratti, come sapete, con Caputo, con Romizzi, con Sabelli. Nei suoi confronti, vuoi anche per il cambio di procuratore, c'è stata qualche difficoltà. Devo dire, voi siete testimoni, ha fatto un ritiro con grande serietà, con grande professionalità,
e quindi ha lavorato molto bene, ha dimostrato al mister che potrebbe essere molto utile per la causa del Bari. Se ci saranno le possibilità che potranno dare soddisfazione a noi e a lui per poter andare via, ce ne priveremo anche a malincuore, però chiaramente dovremo ottenere i nostri benefici, sia noi che lui. Altrimenti siamo già d'accordo col calciatore e col procuratore che sarà un elemento importante nella nostra rosa e chiaramente immediatamente sarà rivisto il suo contratto, perché è giusto che non guadagni, che guadagni quello che merita un giocatore del suo profilo con le caratteristiche, con le sue caratteristiche, e non quello che in questo momento percepisce. Mercato in uscita invece, Sabelli, Caputo, sono arrivate offerte concrete o ancora nulla, Presidente? Ma sicuramente le offerte ci sono state e stanno continuando ad arrivare. Sono giocatori molto importanti, avete visto Sabelli, è inutile dirlo, nazionale Under 21, ha fatto molto bene, ci sono state delle richieste, però non sono pari alle nostre aspettative, quindi sia chiaro una cosa, noi non svendiamo i giocatori, non è che sfatiamo anche il mito, diciamo il Bari ha bisogno di soldi, quindi deve... Possiamo andare avanti così come stiamo andando, quindi se ci arriveranno delle proposte tali che giustificheranno il fatto di privarci di un giocatore importante come Sabelli, allora ci siederemo, valuteremo e potremmo anche trovare delle soluzioni, sicuramente nella massima categoria, perché in Serie B è un lusso che nessuno si può permettere. Invece per quanto riguarda Caputo, è un giocatore che avete visto anche il ritiro, ha fatto molto bene, ha fatto tanti gol, un giocatore che sicuramente per il campionato di Serie B è un'eccellenza, perché va sempre in doppia cifra, è un giocatore del Bari e anche lui sa che avrà una competizione elevata, perché arriveranno giocatori che combatteranno con lui, c'è lo stesso Caturano, ma ci sono gli altri che arriveranno. Ma per noi può rimanere, può essere un giocatore che potrebbe essere molto utile. Se dovessero arrivare delle proposte anche per lui di livello importante, allora le valuteremo. E qui non c'è nessuno incedibile, ma nessuno che viene svenduto. Questo è un dato di fatto oggettivo. Presidente, le chiedo se i giocatori del Catania restano nella vostra orbita, tipo Martino, in attesa ovviamente di capire come si evolverà la vicenda. E devo dire che è una situazione un po' delicata questa, quindi noi vogliamo andare su giocatori che, a prescindere dai nominativi, che ci garantiscano di affidabilità, ma soprattutto ci garantiscano di non avere problemi poi di dover fare a meno per qualche mese, per qualche vicenda. Purtroppo Catania è contraddistinta da questa situazione, quindi è un rischio che dobbiamo valutare, ma è comunque un rischio oggettivo che tutti quanti voi sapete. Mi auguro per loro che non siano toccati da nessuna imputazione. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she said, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she said, it's alright, I got lost last night, but I'm a super girl, and super girls just fly. Salvatore, siamo davvero in chiusura di questa prima fase di ritiro a Rocca Porera. Che bilancio fai? Un bilancio positivissimo, ma non
lo dico io, lo dice l'allenatore, l'ha detto Nicola, l'hanno detto quelli dello staff, l'ha detto lo stesso presidente. Per quel che ho visto io è stato veramente un ritiro molto molto duro, ma sicuramente che farà molto bene alla squadra. Hanno lavorato intensamente, hanno immagazzinato già un bel po' di concetti, quindi credo che questa prima fase sia stata assolutamente produttiva. È arrivato, Salvatore, anche noi il momento di ringraziamenti. Sì, dobbiamo ringraziare, vabbè, innanzitutto anche Marangon, l'ha detto stampa, che ci ha permesso di lavorare mettendo delle regole ben precise. Abbiamo potuto lavorare con molta serenità. E ovviamente per poter lavorare, per essere qui e per aver potuto mostrare ai nostri amici a casa quanto, insomma, il riassunto delle giornate che potevamo mostrare, perché molte cose non erano possibili mostrarle per ovvie ragioni, dobbiamo ringraziare innanzitutto Paolo Gentile, che è stato qui con noi, che senza di lui sarebbe stato duro fare tutto. Ovviamente i tecnici giù di Telebari e ovviamente anche la Guastella Communication, lo dico perché, insomma, si è impegnata in prima persona a coprodurre con Telebari questa cosa, e ovviamente tutti gli sponsor che ci hanno supportato, perché stare qui una troupe di 3 persone, attrezzature e quant'altro, insomma, ci vogliono un po' di impegno economico, quindi ringraziamo tutte queste componenti per far sì che probabilmente vi abbiamo offerto un prodotto anche gradevole da vedere e raccontarvi la quotidianità del bar qui a Rocca Porena. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea. Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada Statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Saicaf, il caffè. Football Club. 79esima Fiera del Levante Bari dal 12 al 20 settembre 2015.